Immaginiamo un binario di un treno. È un treno che arriva in corsa. Su questo binario si trovano legati 5 uomini. Non si possono bloccare, il treno arriva, li investe, una tragedia. Ma abbiamo una possibilità. Possiamo deviare il corso del treno verso un altro ramo. Un ramo laterale. Possiamo farlo questo. Però sull'altro ramo è legato un solo uomo. Beh, se quel singolo uomo per caso si è macchiato di una violenza, magari di una violenza di genere, allora sembrerebbe quasi che il dilemma venga meno. Sembra quasi venire meno la struttura dilemmatica perché c'è un colpevole. E quindi nella coscienza di ciascuno di noi in qualche modo si apre una breccia. Certo, lui è colpevole, gli altri no. E però attenzione, perché quello che ci spiegano tante cose delle scienze sociali e dell'antropologia è che quelle persone apparentemente innocue, apparentemente innocenti, se messe in certe condizioni, potrebbero esse stesse diventare carnefici. Quando abbiamo a che fare con una dimensione della violenza, non necessariamente abbiamo a che fare con una patologia e non è detto che tutta la violenza venga da un dolore subito o da un trauma. Può esserci violenza senza trauma, o forse il trauma è un trauma culturale che ha investito un'intera civiltà. Il tema del trauma culturale ci obbliga a ragionare intorno alla vittima, da un lato, e al potere della vittima, da un lato, e al carnefice, a colui che ha commesso il reato, dall'altro lato, e soprattutto a tutte e due insieme dentro un contesto più ampio, che è quello della comunità che si deve fare carico nel suo insieme di tutto questo problema, non soltanto le istituzioni, ma tutta la comunità. Che sia l'autore di violenza sessuale, fondamentalmente fanno fatica non solo a entrare in contatto col loro mondo emotivo, con la dimensione affettiva, ma anche nel poter riconoscersi negli atti che hanno fatto. Alcuni che per esempio noi vediamo in carcere, ci dicono una delle prime cose che ci dicono, ma com'è che io sono qua? Io nella mia vita non ho mai preso neanche una multa, no? Per cui c'è proprio questa dissociazione. Si tratta di uomini che spesso, molto spesso, per il resto della loro vita sono uomini assolutamente normali e perfettamente integrati. Possono presentarsi come soggetti assolutamente accattivanti, spesso infatti sono anche uomini che sanno usare molto bene la comunicazione e raggiungere livelli di manipolazione anche molto alti, perché questa è una delle caratteristiche del maltrattamento. Certamente utilizzano in generale strategie che vengono definite come strategie di occultamento. È necessario e importante che ci sia possibilità di intervenire in modo specifico con gli uomini che usano violenza, perché come dire, possa anche chi usa violenza avere più consapevolezza e prendersi a mano, assumersi la responsabilità. Questa è una grande opportunità dal nostro punto di vista di cambiamento. Noi abbiamo l'abitudine culturale generale, sia istituzionale sia dell'opinione pubblica, di ritenere che nel momento in cui ci sarà la repressione della condotta del maltrattante, in automatico avremo la protezione del maltrattato. Non è così. Non c'è un identikit specifico, nel senso che non c'è una modalità predittiva che si può applicare, in quanto la violenza di genere, noi in particolare abbiamo lavorato sulla violenza estrema, cioè sul femminicidio, quindi l'uccisione della donna, vede coinvolte con modalità diverse a tutti i livelli della stratificazione sociale soggetti che agiscono questa violenza in maniera diversa. Il soggetto agente che non è o non sempre è una persona irrecuperabile, è una persona che adeguatamente trattato può portare a compimento un percorso che lo mette al riparo lui e chi gli sta attorno. Trattare il maltrattante è un aspetto fondamentale, anche perché sennò si sta facendo un lavoro inutile. Ogni volta che riusciamo in qualche modo a intercettare un germe di possibile valenza dal punto di vista della violenza di genere, valenza significativa dal punto di vista della violenza di genere, io credo che noi stiamo facendo qualcosa di estremamente utile. Non vi è solo l'aspetto repressivo, che pure è fondamentale, ma vi è anche un aspetto di ricostruzione del momento in cui comunque la pena, la condanna avrà termine. Se questo passaggio non ha un valore modificativo della persona, quando questi esce si ritroverà con le stesse condizioni di tipo personale, relazionale e comportamentale che hanno prodotto il reato e la violenza.
Da magistrato devo dire che è la casistica che mi aiuta. Sotto questo aspetto, a volte una recidiva processuale, cioè vedere più volte che tornano al processo, sia nelle vesti di giudicante che ho fatto a lungo, sia nelle vesti di requirente che sto facendo ancora anche a lungo, devo dire che questa recidiva processuale porta a sospettare che effettivamente qualcosa forse si poteva riconoscere prima. Mi chiedo, è compito nostro riconoscerlo? Oggi stiamo riconoscendo troppo tardi. Sotto questo aspetto il magistrato è vincolato dalla legge, ma è anche il portato della sua cultura personale. Quando parla di sé o di quello che gli viene imputato, è molto affabulatore e spesso manipolatorio. Si mette in una prospettiva di negazione, perché? Perché sono condotte che suscitano sofferenza al sistema, sofferenza alle persone. L'operatore che non collude deve essere anche un operatore accogliente, capace di sapere che chi ha di fronte non è un mostro, è una persona che ha delle grandi fragilità e che se queste fragilità non se le vede, non le vediamo, non ci lavoriamo assieme, continuerà a fare atti che provocheranno lesioni e sofferenza e ci perdiamo poi la possibilità di lavorare con una persona. In un sistema sociale come questo, dove l'uomo cresce molto fragile, noi vediamo che le dipendenze affettive hanno preso un piede enorme, perché siamo nell'era del narcisismo per eccellenza, nelle dipendenze affettive, l'altro è diventato una prosecuzione del sé. Questo è un fenomeno pericolosissimo. I segnali che consentono di riconoscere la tossicità di un rapporto sentimentale, di una relazione, sono sempre gli stessi e si riconoscono attraverso la curva in crescita della violenza. Tutto quello che è il progressivo isolamento da parte dell'uomo nei confronti della compagna sono le prime tappe che un uomo maltrattante mette in atto per rendere la vittima ancora più vulnerabile e quindi consentirsi di avere il totale controllo della vita della persona. Il magistrato ha un'anima dentro e quest'anima serve a giudicare, ma serve anche a mitigare il giudizio, a allargare il giudizio, a condizionare il giudizio nei limiti in cui si riconoscono degli aspetti meritevoli di essere tutelati. Questi sono aspetti consentiti al giudice su cui il giudice deve operare secondo quelli che sono i canali della propria anima. Occorre intervenire sotto il profilo della prevenzione. Fondamentale è la tempestività e la rivoluzione culturale. La denuncia deve essere immediata e chiara, ma prima ancora della denuncia, che talvolta può essere complessa per una naturale ritrosia della donna, reticenza e soprattutto per paura, che spesso è anche terrore, occorre che lo Stato si riappropri del suo ruolo. Siamo stati condannati in sede europea con la sentenza Talpis per essere intervenuti troppo tardi. Oggi le lancette dell'orologio corrono veloci con il codice rosso. 3 giorni massimo, già sono tanti, talvolta possono essere tanti, ma non lo sono se non si rafforzano le procure che non hanno organico. È la corsia privilegiata che è stata garantita a questo genere di reati, non accompagnata da un aumento di risorse né delle forze dell'ordine né della magistratura, evidentemente ha messo in difficoltà gli uffici che si sono trovati a gestire una massa immediata di tutta una serie di procedimenti che prima venivano trattati ugualmente, ma che ora hanno un diritto di priorità acquisito rispetto ad altri reati. Noi abbiamo anche un provvedimento che è tipicamente di competenza del Questore della Repubblica, che sono i provvedimenti di ammonimento, che porta la donna vittima di violenza non ad affrontare un processo, ma un'attività amministrativa, e stiamo avendo grandi risultati su questo fronte perché è un effetto di deterrenza notevole. Suggeriamo all'ammonito di frequentare corsi, di andare in qualche modo a essere seguito da esperti del settore. Inserire tutto questo in un progetto di recupero del maltrattante, l'ho detto, assolutamente è un'iniziativa bella, encomiabile e condivisibile. Ci sentiamo una componente rilevante per tradizione e per organizzazione della rete che si deve creare tra tutte le istituzioni e tutti gli enti che si pongono il problema culturale di cambiare la testa delle persone. Quindi noi lo facciamo per la nostra parte, che è la parte di intervento nel sostegno verso chi è abusato sostanzialmente, ma anche la prevenzione per noi è fondamentale. Quindi entrare in una rete
rete, dove bisogna insistere soprattutto sugli organi intermedi. Ancora più importante, bisognerebbe creare un collegamento anche con gli ordini professionali. Quanto un avvocato divorzista può sapere e intuire per esperienza e per consapevolezza della materia che un fatto può diventare veramente pericoloso? È importante che negli uffici giudiziari, sia quelli giudicanti che anche quelli requirenti, si lavori in sinergia tra di noi a livello, diciamo, territoriale, ma anche ovviamente con le altre istituzioni e anche attraverso i protocolli, affinché questo contrasto sia sempre più efficace e sempre più di successo. Siamo sulla strada del percorso giusto che cuce insieme quello che dicevo prima, l'interesse della vittima alla ricucitura di quello strappo e l'interesse del maltrattante a che quel rischio di recidiva, che è un rischio per tutti noi, venga meno. Se il maltrattante acquisisce la consapevolezza del disvalore massimo di quello che ha fatto, si salvaguarda lui stesso dal rischio di recidiva. E quindi salvaguardia se stesso e salvaguarda la collettività. E sullo sfondo la finalità del recupero è cercare di far fare alla società complessivamente intesa il salto etico, che non è il salto etico che si fa col diritto penale, perché il diritto penale è altro, ma che si fa attraverso la trasmissione di valori, e quindi la scuola, l'università, le parrocchie, per quello tutti insieme fanno la loro parte. Che se un addebito si può fare alla donna è di non denunciare quando coglie i segni di una violenza persistente o di un atteggiamento prolungato di insofferenza del suo uomo verso di lei. Ormai sono segni che sono noti. Sotto il profilo della comunicazione invece è importante che gli uomini vengano educati fin dalla giovane età, soprattutto nella fascia adolescenziale, dove si costruisce quel rapporto uomo-donna che può essere dedicato. Poi dobbiamo arrivare all'obiettivo che ci si è prefissi con il razzismo. Oggi un razzista è considerato stupido, insopportabile all'opinione pubblica. La stessa cosa deve diventare verso la donna abusata, quindi nel rapporto uomo-donna, che deve essere fisiologico e non patologico. Più si rende sensibile il contesto sociale in cui viviamo, più queste circostanze possono emergere. La sensibilità ovviamente è qualcosa che va coltivata, è una coscienza sociale. La scuola non può essere lasciata sola, né deve rimanere sola. È necessario che gli insegnanti siano in possesso di strumenti di decodifica, che gli venga insegnato cosa andare a cercare, cosa guardare, già dalla scuola primaria, dove si costruisce poi il modello e lo stereotipo. Nel nostro piccolo, come ASL, stiamo cercando di dare un contributo sul valore della presa in carico come tutela della salute dell'individuo e della collettività. Il lavoro con gli uomini è determinante. Non è sufficiente nemmeno quello, naturalmente. Il problema è complesso, è articolato, è radicato da un punto di vista sociale e culturale. La nostra società, la nostra cultura permane in una condizione di patriarcato. Le azioni sono necessariamente richieste dal punto di vista della tutela della donna, dal punto di vista della promozione del cambiamento nell'uomo, dal punto di vista educativo, dal punto di vista culturale, politico, sociale ed economico, perché la problematica è sistemica. Quello che io penso è che si debba trovare il modo di sviluppare linguaggi condivisi. Penso che sia la parte che culturalmente ci manca, perché ci sono delle belle professionalità in giro, ma non dialogano tra di loro. Questo è proprio un cambiamento da fare. Come di Palermo, piuttosto che fare una gara, individuare qualcuno con cui lavorare, ha deciso di fare un percorso di accreditamento e di accreditare tutti i centri antiviolenti e tutte le strutture di accoglienza che vogliono collaborare con il Comune di Palermo, e poi fare scegliere alle persone, alle donne, alle persone che sono in difficoltà, a quale dei centri rivolgersi, a quale delle strutture di accoglienza rivolgersi. Il fatto che oggi siano qui insieme a noi, in quelli che sono appunto i luoghi simbolici, ma che vengono aperti ad altre realtà, alle istituzioni, abituate ai palazzi, alle strutture organizzative, come dire, formali, significa
investire veramente nell'anima della nostra città, della nostra comunità e dare un messaggio ai cittadini e alla popolazione. Questi due progetti apparentemente distanti tra di loro hanno avuto nell'ufficio interdistrettuale una base comune. Questo rappresenta uno degli strumenti proprio per andare a incidere, cioè il fatto che gli operatori abbiano un terreno comune di formazione, di linguaggi e di conoscenze. Quando parliamo di maltrattante parliamo di un uomo che ha commesso un reato, anche efferato, anche grave. Come faccio a raccordare, come dire, la presa in carico, la cura del maltrattante a fronte di un evento che ha sconvolto, stravolto, ucciso, no? Ecco, allora dobbiamo un po' sospendere il giudizio perché, come dice un poeta tedesco, non sempre per capire possiamo dividere il sì dal no. Ecco, io penso che lo sforzo importante è questo, andare oltre i propri riferimenti e cercare almeno di capire, di interpretare. Parlare di visione del progetto significa fare riferimento anche ad un orizzonte di senso comune, raccordare saperi, linguaggi e operatività che molto spesso rimangono orientate e, come dire, anche dissociate. Il progetto formativo Un altro me ha messo insieme diverse prospettive. Oggi c'è una rete importante che dialoga e che si conosce e si riconosce. Adesso ciò che sostanzia effettivamente l'andare avanti è un patto tra tutti questi componenti, tra tutte queste agenzie, tra tutti questi servizi, perché appunto l'uno diventa possibilità per l'altro. Tutto questo lavoro è stato, come dire, un po' forse come fare una scommessa, ma quello in cui noi crediamo tutti insieme è che non possiamo più permetterci di perdere questa scommessa.